Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo un tale si avvicinò e gli chiese: Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna? Gli rispose: Perché mi interroghi su ciò che è buono? Buono è uno solo. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Gli chiese: Quali? Gesù rispose: Non ucciderai. Non commetterai adulterio, non ruberai, non testimonierai in falso, onora il padre e la madre e amerai il prossimo tuo come te stesso. Il giovane gli disse: Tutte queste cose le ho osservate. Che altro mi manca? Gli disse Gesù: Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo. E vieni, seguimi. Udita questa parola, il giovane se ne andò, triste. Possedeva infatti molte ricchezze. Parola del Signore. Parola del Santo Evangelo, cancelli i nostri peccati. La Chiesa ricorda oggi San Bernardo di Chiaravalle, abate, il quale tanto si prodigò perché la retta fede, la dottrina venisse accolta con mente e cuore puro. E San Bernardo, grande uomo di preghiera, grande monaco, potremmo dire potrebbe essere la chiave di lettura per capire bene la pericope evangelica che abbiamo ascoltato, anche se le letture, il Vangelo in modo particolare, sono quelli della lectio continua, quindi non sono le letture tipiche proprie di San Bernardo, del proprio dei Santi. C'è una espressione che Gesù dice, riferendosi al giovane ricco, che dice, che suona così: buono è uno solo. Uno solo è buono. Ecco, essere uno e partire da noi stessi è, potremmo dire, il cammino buono che dobbiamo affrontare. Monaco, monos, significa uno. Essere uno significa essere uno è Dio, essere in Dio, essere come Dio, uniti intimamente a Dio, essere immagine di quel Dio che ci manda a testimoniare il suo amore, uno solo. Attenzione, questo essere uno solo significa essere integri, essere, come diciamo noi, tutti di un pezzo, non frammentati, non essere divisi o condivisi, non essere, oggi useremmo un termine un po' più tecnologico, multitasking, mentre fai una cosa te ne stai facendo un'altra, ne pensi a un'altra, ne desideri un'altra, ne dici un'altra, e per usare un'espressione, siamo uno, nessuno e centomila. Noi dobbiamo essere uno.
E attenzione, quel solo indica partire da noi stessi, conoscere noi stessi. E noi solamente quando siamo soli possiamo fare una disamina di noi stessi per partire dalla verità che noi siamo. Una delle prime parole però che Dio dice nel libro della Genesi: non è bene che l'uomo sia solo. Dio non ci vuole soli. Anche nel cammino di santità dobbiamo accompagnarci con persone che ci aiutano nel cammino. E Dio ci mette per un tempo, per una stagione o per sempre delle persone che camminano con noi al nostro fianco per arrivare all'uno solo, a colui che solamente deve essere il punto di riferimento della nostra vita, la meta dell'incontro. Chi ha molte mete non arriva da nessuna parte. Mentre noi dobbiamo ritornare a Dio, andare verso Dio insieme, accompagnandoci. E il Signore vuole che questo cammino ci porti a unificare noi stessi. Allora l'osservanza dei comandamenti. Sei sono le parole che Gesù offre a questo giovane. Sei però indica l'imperfezione, ciò che non è perfetto ancora. E quali sono queste sei parole? Primo, non ucciderai. Ecco, partire con quell'aiuto alla vita che è importante. Non commetterai adulterio, che significa non essere diviso in te stesso. Ma non commettere adulterio non significa semplicemente essere bigami o poligami o avere altri amori, un cuore diviso. Indica di essere fedeli anzitutto a Dio. La fedeltà a Dio, che è il primo vero amore, e Dio non deve essere anteposto mai a nulla. Ancora, non ruberai. E questo è uno stile di vita. Alla fine noi non possediamo nulla. Nudo uscì dal seno di mia madre, nudo vi ritornerò. Alla fine forse nella cassa da morto ci metteranno un po' di souvenir, ma che non portiamo con noi, lasciamo qui. Possono essere occultati agli occhi del mondo, ma in paradiso portiamo solo le nostre opere buone. Quarto, non testimonierai il falso. Ecco, essere veri. Veri con noi stessi, anzitutto, con Dio e quindi anche con gli altri. La verità del nostro essere. Noi non possiamo dire agli altri, faccio un esempio, io sono generoso, quando quella persona poi di generosità non ne ha mai avuto. Ecco, poi la verità germoglierà dalla terra, affiorerà da sola. Ancora, onora il padre e la madre. Amare, cioè, le persone che ti hanno amato, dalle quali sarai sempre amato e con le quali devi condividere la tua vita. Amare le persone della famiglia, provvedendo anche ai loro bisogni, alle loro necessità. Potremmo dire il primo atto di misericordia che viene richiesto da Dio nei comandamenti. Ultimo, amerai il prossimo tuo come te stesso. Ma come vedete, in questi comandamenti manca la componente spirituale. Tutto questo sono le basi per le dimensioni, potremmo dire, della vita terrena, per essere felici. Maestro buono, cosa devo fare per avere felicità nella mia vita? Questa è la domanda che fa questo giovane, questo uomo, questo tale,
quello che facciamo noi. Cosa devo fare per essere felice? Noi tutti vogliamo la felicità, guai se non fosse. Cosa mi manca? Forse ci manca Dio. Per essere felici manca Dio. Se c'è Dio, tu sei felice. Forse è quello che oggi la nostra società dovrebbe ancora più comprendere. Se vuoi essere perfetto, dice Gesù, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo. Vieni, seguimi. Vuoi essere felice veramente? Ti manca qualcosa, ti manca Dio? Allora va, vendi quello che hai. Vendere significa dare il giusto valore alle cose. Vendere significa riuscire a valorizzare le cose che abbiamo, che possediamo, che ci sono state affidate. Dare il giusto valore, fare la scala delle priorità nella nostra vita. E se ci sono persone che sono legate alle cose della terra, lascia che le cose della terra rimangano alla terra. Per avere tutto, a volte bisogna perdere tutto. Per avere tutto bisogna perdere tutto, perché quando tu perdi tutto hai Dio e questo ti basta, anzi hai tutto, perché Dio è il nostro tutto. E quindi avrai il tuo tesoro nelle realtà spirituali, nelle realtà celesti. In Dio è il nostro tesoro. E quindi siamo liberi di andare con il Signore e di seguire il Signore, che è la nostra vera felicità. Udita questa parola, però, annota l'Evangelista Matteo nel capitolo 19, udita questa parola, il giovane se ne andò triste. Giovane significa persona che vorrebbe rimanere sempre giovane. A volte si può avere il dono dell'anzianità anche da piccoli, che è la saggezza. Dobbiamo comprendere se voler essere dei fanciulli spensierati anche quando non è più stagione, o di essere persone mature anche quando la stagione della maturità ancora non è giunta. E se ne va triste. Una persona che cerca la felicità, che incontra Gesù e se ne fa triste, sicuramente, ecco, non ha incontrato Gesù, o meglio, non gli ha aperto il cuore. Quest'uomo possedeva infatti molte ricchezze, potremmo dire che invece era posseduto da molte ricchezze. E quando il cuore è troppo pieno, quando hai le mani troppo piene, non puoi accogliere un dono nuovo. Dio ti vuole dare il dono nuovo che muove ogni cosa. Abbiamo parlato di San Bernardo, vi voglio raccontare due aneddoti di San Bernardo, un grande santo. San Bernardo era molto devoto della Madonna, dell'umanità di Cristo, e proprio alla Vergine Santissima dedicava tanti canti. Tra l'altro, quando facciamo la preghiera delle lodi, dei Vespri, c'è un canto, l'Ave Maristella, che è un canto proprio composto, la tradizione dice che lo compose San Bernardo. E San Bernardo era tutto contento, andava davanti alla Madonna e glielo cantava. Un uomo di grande fede San Bernardo, però anche molto pratico. Quando uno dei suoi monaci divenne Papa, mi pare che fosse Eugenio III, disse: stai attento a quelli che ti ronzano troppo vicini e sono contenti per la tua elezione. O hanno già avuto soldi per questo o ne vogliono, dove soldi significa anche potere, privilegi e quant'altro. Un uomo molto pratico. Poi andò a trovarlo pure. Ma San Bernardo a Chiaravalle scrisse quest'inno, Ave Maristella, alla Vergine Santissima, andò a declamarlo. E quando lo declamava davanti alla Vergine Santissima, c'è uno stico, proprio una frasetta, che dice così: monstrate esse matrem, dimostrami di essere madre. E proprio in quel momento, all'interno del chiostro, la statua di pietra
si mosse verso Bernardo, si girò e disse: mostra te esse figlio, dimostrami tu di essere figlio. Noi tante volte vorremmo dimostrazione dagli altri, dobbiamo essere noi a dimostrare anzitutto il nostro essere. Quando una persona chiede fedeltà, deve essere il primo ad essere fedele. Quando chiede sincerità, deve essere il primo ad essere sincero. Quando chiede amorevolezza, deve essere il primo ad essere amorevole. Questo anche con il Signore, con le realtà celesti. Concludo. Proprio nel luogo dove c'è il martirio di del Beato Apostolo Paolo, sulla Laurentina, alle Tre Fontane, lì c'è un grande monastero dell'ordine dei Cistercensi, proprio fondato da San Bernardo di Chiaravalle. E quando lui entrò, e lì trovate anche la scritta molto bella all'ingresso, San Bernardo faceva muovere anche le statue. Era un uomo di grande preghiera. Ed entrando c'era una statua della Madonna, Ave Maria. E la Madonna rispose: Ave Bernardo. Un'Ave Maria può muovere anche le cose del cielo. Un'Ave Maria muove il cuore della madre verso il cuore dei figli. Con questa tenerezza anche noi cerchiamo di capire che quando muoviamo le nostre labbra possiamo muovere il cielo e la terra, perché tutto converga al bene di quanti amano Dio e di quanti Dio per suo amore ci mette al fianco. Ecco, che il Signore ci possa dare la grazia che con la nostra parola si possa muovere tutto. Parole buone muoveranno tutto al bene. E questo è richiesto a noi. E quando noi siamo uno, la nostra volontà, il nostro desiderio, il nostro pensiero, il nostro ardore, la nostra fede, la nostra parola, il nostro essere diventa uno, tutte le forze convergono e ciò può avvenire. Il Signore realizzi ogni cosa buona che semina nel nostro cuore e che attraverso la nostra parola può essere seminata e che attraverso il nostro impegno può essere apparecchiato, perché si realizzi la volontà sua di bene per ciascuno di noi. A Lui la gloria, l'onore e la benedizione nei secoli dei secoli.